E niente, oggi c'è, come è successo a ottobre, la performance di ballo dell'Olimpia. Questo mixiamo ballo e poesia, due arti a confronto. L'Olimpia si affacciò a ottobre al puzzle e insomma, e oggi si fa delle belle performance. Poi ci saranno i poeti che si alterneranno, poi un piccolo stuzzino per stare insieme e tutto. Nel frattempo potete godervi la mostra che è stata allestita per l'ultimo mese dell'anno, per le facce dell'artista, cioè l'incrocio fra l'artista che ha già esperienza come Michele Giacomini, la Francesca De Nicolo all'entrata e l'Elisa Torrini e anche la nostra Vanessa Peris, che hanno molte mostre alle spalle, mixate ai giovanissimi. Abbiamo Ian Jean, la Luna del Master, 17 anni, con i suoi acrilici e oli, la Solaria con i suoi arconcini, 17 anni, liceo artistico, e lì alla vostra destra Cristiano Porcu dell'Accademia delle Belle Arti. Questo mi piace fare proprio mixare l'esperienza con l'influenza giovanile, metterli insieme e fondamentalmente vedere lì che viene fuori. Bene, bene, bene. Questo io smetto di chiacchierare, ne potrei stare a chiacchierare fino a domattina, chi non ce lo sa, e do il via alle danze proprio in questo frangente. Poi vi alternerete sul palco che è stato. Innanzi sono Massimo Acciai, Paolo Ragni, il presidente di Luigi Lombardi e altri due personaggi che girano attorno al puzzle. Sono qui da un bel po' di tempo e oggi tocca a ritocca, perché Massimo ci ha fatto una declamazione in esperanto per l'ultima reading di poesia, per la prima volta addirittura, non anche l'inno in esperanto. Paolo addirittura venne raccontandoci una bella poesia sul ciclismo, era a maggio, se non ricordo male, proprio nel tempo del comics. Bene, ti lascio la scena, ti passo anche il microfono, signori, Massimo Acciai. Grazie, grazie a Matteo, come al solito, per questa opportunità che mi dà di leggere le mie cose. E buonasera a tutti, molti mi conoscono, per chi non mi conosce appunto sono un poeta, membro del Poeticante, questo gruppo di cui ho parlato prima Matteo. Inizio subito a leggervi una poesia, queste qui sono tutte poesie recenti, scritte nei giorni scorsi. Inizio subito a leggere una poesia intitolata Il pagliaccio torna al suo circo. Di ciò che ho fatto molto non rifarei. I viaggi, quelli sì, quasi tutti. Ho visto il sole alle 10 lambire le onde del Baltico. Ho visto le elvetiche nevi e la neve sul passo montano. Ho visto un cielo lontano punteggiato di tremule stelle. Nelle notti di luglio crepini, le opere grandi dell'uomo, immense città d'Occidente. Ho visto di tutto, ma niente di questo misterico mondo. Poi ho visto due occhi allo specchio, consunti dal troppo guardare. Ho visto il bene ed il male racchiusi in un unico cuore. Ho corso su strade assolate, ho tentato anche oscuri sentieri, ma i miei pensieri più veri, fatti, si sono già mito. Il viaggio non è ancora finito e già penso al ritorno, al mondo lasciato alle spalle, come un segnalibro consunto. Riprendo la vita di sempre, iscritti orizzonti racchiusa, ma è sazio di libri e valigie. Ora c'è una poesia un po' particolare, una poesia possiamo definire di fantascienza, è il mio genere preferito. Si intitola Telomerasi. Per chi non lo sa, la telomerasi è questa ipotesi scientifica che consentirebbe di eliminare gli effetti dell'invecchiamento dall'organismo umano e di prolungare all'infinito la giovinezza. Quindi è una cosa tra fantascienza e scienza, in cui immagino appunto due persone che si ritrovano dopo centinaia di anni. Ci siamo incontrati già, forse mille e più anni fa. Qualcosa nel mio DNA mi ricorda del tuo corpo ventenne.
eternamente ventenne come il mio. Sì, ne sono quasi sicuro, non è la prima volta, ti giuro, che questa tua bocca vorace incontra la mia. Un altro tempo, un altro letto, un altro angolo del mondo. No, non ti nascondo, non mi nascondo dietro parole di un'altra lingua. Mentre mi dici ti amo forever, sappiamo entrambi che per sempre è un tempo molto lungo a cui la memoria si ribella. Tu sei sempre bella. Grazie. L'ultima poesia è, diciamo, di attualità, si intitola Crisi. Crisi, decisione, pericolo ed opportunità. Nel centro della mia città c'è una vecchia, la testa coperta da un pezzo di stoffa lurida, la fronte appoggiata sul marciapiede, il volto nascosto tra le braccia. Una figura china, umile, implorante, sotto la pioggia battente di novembre. Tra l'indifferenza dei turisti giapponesi e americani e dei pochi fiorentini che corrono al riparo. Vederla mi fa male al cuore, non poterla aiutare mi fa ancora più male. Anch'io, vittima della crisi, evito lo sguardo di fratelli e sorelle. Grazie. Grazie Massimo, questa poesia l'avevo anche letta online, sì, questa è già, mi fa piacere. Massimo Acciai, poi di Nante, e ora si passa da un poi di Nante all'altro, e Paolo Ragni, grazie. Beh, porto innanzitutto i saluti e i ringraziamenti anche di Giulio Lombardi, che è il nostro appunto carissimo amico fraterno e che oggi purtroppo non può essere, nonché presidente del Vaticanten, insomma, ad essere all'ospedale e appunto insomma, ha avuto un intervento e quindi chiede scusa, ma tutti noi lo comprendiamo. E Vaticanten è stato appena accennato quello che sono, siamo un'associazione sgangheratissima, direi questo, no, l'aggettivo più preciso, sgangheratissima, cerchiamo di portare il nostro contributo, abbiamo messo su anche una piccola casa editrice e questo è il compito che noi un po' ci siamo dati per portare un po' di cultura in questa città che ce n'è tantissima, ma che non dà voce a tanti invece che meritano di avere voce, escludendo i presenti chiaramente. Vi leggo qualche breve poesia di vario genere. Di solito le mie poesie, per chi come Matteo le sente spesso, sono insopportabilmente lunghe, sono protestatarie, parlano del nuovo palazzo di giustizia, del mondiale di ciclismo, di questa città. Questa volta invece il clima natalizio mi ha reso un po' più buono e quindi poesie di ambiente, poesie anche di amore. Infatti ci sono vari quando, perché mi piace trovare l'occasione, bisogna nella vita sapere trovare le occasioni, perché poi quando vanno via si perdono. Tu ci abbiamo battiato, no? Abbiamo perso le occasioni, ecco, e capita. Sono un po' fuori stagione, però ve la leggo uguale. Quando viene l'ora solare, la mattina, sembra che sia tornata quasi primavera, quando il sole appare sopra i tetti dei palazzi alti, ed esco di casa, è fresco, il bar è aperto. Così prendo la macchina, accendo la radio e penso che è possibile alterare il contatore dei giorni. So bene che è un'illusione, perché poi alle 5 di un pomeriggio tiepido cala la notte ed improvviso ti metti la giacca impermeabile. Ma questo non importa, mentre sento passare una donna che porta quel profumo, oppure se una parola detta alla radio mi ricordo una frase che tengo impressa nel cuore. Quindi questo inganno è già qualcosa. Aiuta le persone che non riescono ad alzarsi dal letto, stanche, con un peso nel cuore. Serve tutto alle volte. Alle volte non serve niente. E tutto appare. Appare come quando la mattina è primavera. Sia o non sia, poco importa. È un gioco, è un calendario, è un bel momento. Questa si chiama Occasione, non è un riferimento montaliano, ma è un riferimento a un'esperienza che feci alle volte nei posti più strampalati, più desolanti, paesaggi anche squallidi, si ha la percezione che qualcosa di molto importante sta per accadere.
Ci sono dei posti dove è possibile andare senza che nessuno ci veda. Ecco, una terrazza dove il sole batte mattina e sera. Cambiano i momenti del giorno e gli stati d'animo. L'occasione è una di quelle che non si devono perdere. Pulirsi le labbra e gli occhi nel grigio dell'astrico tra pompe, camini, antenne, depositi d'acqua. Non è cosa facile, ma talvolta riesce perfino un po' meglio che negli spazi addetti. Così può accadere che il tempo passi e non si veda il colore degli occhi di un caro amico o non si senta cantare una voce che hai conosciuto tempo fa. Un tempo torneremo e troveremo le cose perdute. Questa è una delle mie rarissime ormai poesie d'amore, perché poi ho cambiato tema, però ogni tanto ci sarà sempre. Se no che tristezza, voglio dire. Quando viene la primavera sento di amarti un po' di più, forse perché sei nata in questi giorni e splende il sole, fa caldo e freddo nello stesso momento. Spalanco la finestra e un forte vento porta profumi nuovi. E penso a te, chissà che cosa pensa, cosa vuole, mi afferra perfino un certo sgomento. Più ardente il cuore, più mi afferra il ghiaccio, di tanta lontananza mi dispiaccio. Questa è una poesia dedicata a un grande poeta non sufficientemente conosciuto, ha fatto la storia della letteratura, però la letteratura italiana è letteratura eminentemente lirica, non è prosastica come la mia, no? E Vito Riviello è stato un grandissimo poeta, famoso purtroppo soltanto in circoli molto ristretti, ripeto, ha fatto la letteratura italiana, ha fatto la poesia italiana, e ho avuto l'onore del tutto immeritato di essere amico semplicemente perché facendo moltissime interviste e svolgendo un ruolo critico piuttosto accanito mi è capitato di conoscerlo, di incontrarlo e di apprezzare l'infinita originalità e anche la grandissima amicizia. Questa poesia la scrisse poi in treno proprio nell'occasione di un convegno che fu dedicato a lui nel 2010, purtroppo ci ha lasciati nel 2009. Vito Riviello, se avete modo, occasione, tempo e voglia, ve lo consiglio molto vivamente perché è un poeta discosto, è lontano dalla norma e quindi trovare una voce così originale, così sincera è veramente una cosa del tutto straordinaria, molto minoritaria nella nostra poesia e non solo nella poesia novecentesca. Vito, un gioco, un sorriso, un amico, una persona seria, semiseria, il viso malizioso. Io gli dico, che hai fatto? Aspetta un po', porca miseria, il fuoco dei tuoi occhi, acuti, belli, il lungo conversare nel soggiorno, in via di Sabelli, i tuoi racconti arguti, torrenziali, che pungono il ricordo, potenza dello spirito, potenza capoluogo, un abbraccio da Fiorenza fuori luogo. Avete capito, questo era un poeta potentino che ha scritto anche alcune bellissime pagine in dialetto, evidentemente un poeta, anche un narratore, e quindi ho voluto rendere omaggio anche a questa regione che è la regione del nostro caro amico Iulio Lombardi di cui si parlava prima, ma che ha espresso delle grandissime personalità. Purtroppo è una regione eccentrica perché la Basilicata non è Milano, non è Torino, non è Roma, e quindi purtroppo viene dimenticata nella letteratura. Vi posso dire così, giusto per parlare dei toni che sono più normali, più colloquiali, che nelle, mi pare per ultime, sembra, un circolare ministeriale, ho letto da più parti, gli autori nelle letterature, nei corsi, nei licei, nelle letterature italiane, erano quasi tutti rigorosamente del centro, un autore del sud non si trovava nemmeno per sbaglio, giusto, si doveva tornare indietro a Quasimilo, ecco. Dico questo semplicemente perché i posti più eccentrici, e forse anche lo stesso Pavel, sono quelli che maggiormente rappresentano delle presenze vive, delle presenze vitali che oggi ci sono e non è mai bene che vengano cancellate. Il merito di Pasta, poi mi dimostrerà qualche cosa, certo. È anche quello di riuscire a interpretare le voci. Noi come poeti canteri in generale
non siamo soltanto quelli che raccontano noi stessi, cerchiamo di sentire l'aria, cerchiamo di cogliere il segno dei tempi, e questo è un grande merito che dobbiamo dare. Grazie a Paolo. Sembra, alla fine sono tipico anch'io, non sembra vero. Poi praticamente vanno ringraziati perché anche la strumentazione che è stata proprio gentilmente prestata, penso se c'è un microfono a un mixer, bisogna ringraziare loro. Bene, ora direi che il tuo...